sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda gli aceri palmati, aceri tridenti, Arakawa. Punto della situazione, in più torniamo a parlare anche di concimazione, perché anche lì ci sono tanti dubbi. Molti che pensavano che non si dovesse concimare hanno capito invece l'importanza, okay, di andare avanti sempre ad oltranza. Quindi oggi punto della situazione sui miei aceri tridentone, per capire intanto se stanno bene o se stanno male, no? Perché sennò tutte le volte stiamo lì con gli allarmi, ah no, c'è qualcosa che non va, ci sono i vermi nel terreno, le foglie rovinate. Vi faccio vedere intanto una foglia, ok? Per farvi capire cosa vuol dire avere una foglia come questa. Ok, ricevo un sacco di foto come questa, foglie che hanno i bordi bruciati, colpa di chi? Colpa del concime, il vento, il sole, colpa di Spider-Man. Allora, primo, cercate sempre di avere una visuale totale della pianta. Come vediamo, non mi sembra che stia male, cazzo. Quindi, perché mai dovrei andare a prendermi la foglia rovinata e preoccuparmi, no? Perché effettivamente ho tutte le carte in regola per stare beato, tranquillo e sereno. Secondo, oltre a guardare tutta la pianta nell'insieme, guardiamo anche soprattutto cosa sta facendo la pianta. Cioè, se la pianta sta facendo nuove foglie, nuove gemme, nuovi rami, questo ci fa capire che le foglie rovinate sono quelle vecchie. Ok, quindi a un certo punto le foglie invecchiano e vanno a cadere da sole, vanno a rovinare, soprattutto quelle ascellari, soprattutto quelle che stanno dentro, cioè le foglie che stanno qua dentro, qua, che proprio non entra un filo di luce, è normale che quando tocchiamo un po' qualcuna si stacca, ok? È perfettamente normale, non succede niente. Per quelli che vi dicono, ah, è così perché state concimando troppo, allora intanto bisogna capire cos'è il troppo per voi e cos'è il poco e cos'è il giusto, perché qua ragazzi ormai non si capisce più un cazzo, cioè se tanto dico la gente che continua a fare le cose a metà, poi a un certo punto cosa si vuol fare? Si fanno le cose a metà e la pianta vegeta a metà. Per quanto riguarda l'estate, dovete semplicemente guardare le indicazioni che ci sono scritte sul prodotto, ok? Quindi i dosaggi sono quelli, quindi il problema del più o del meno non esiste, anzi molto spesso ne state dando veramente poco. Quindi se utilizzate i prodotti che sono quelli organici, lento rilascio, lenta cessione, che non c'è neanche un dosaggio, quindi vi dicono metti lì un caccolino ogni 3 cm, ne metti uno sì, uno no, 3 qui, 3 qua, 3 dietro, usa le bustine da tè, usa le gabbiette, ragazzi, così è un lavoro fatto alla buona, in approssimazione, messo giù così come capita. Potete capire che tanto quel concimino non si capisce neanche quanto azoto c'è, perché poi alla fine è organico, quindi se si scioglie bene, ok. Se invece si secca lì sopra, molto spesso non rilascia neanche il nutrimento a sufficienza. Cosa voglio dirvi? Via tutto, via i super tecnici, via quelli che hanno i ciclamini, via quelli che manco c'hanno quelli. Non so, adesso tutti danno consigli. Ogni concime che prendete sul mio sito dietro c'ha i dosaggi, le tempistiche e il periodo di utilizzo. Basta, basta dubbi, basta casa, basta leggere. Dovete leggere e fare quello che c'è scritto, ok? I dosaggi sono in base al diametro del nostro vaso, quindi non potete sbagliare. Quello è la dose che si dà ogni 15 giorni, ok? E siete a posto. Con i prodotti liquidi invece semplicemente li diluite, annaffiate come se dovesse annaffiare con acqua la vostra pianta, basta, ok? Tutto qua. I prodotti sono fatti per la primavera, per l'estate, per l'autunno, e quindi quelli dovete usare, non c'è nessun problema per quanto riguarda poi la coltivazione. Quindi se volete una pianta che sta bene, continuate, concimate, andate avanti, fate maturare, potate quando la pianta sta bene e siete a posto. Non ci devono essere dubbi, perché i prodotti sono fatti apposta sia per la primavera, per l'estate, per l'autunno e per l'inverno. Quindi chi vi dice no, adesso basta, dipende sempre a cosa stanno utilizzando loro. Cioè se loro usano un concime multi-season
che secondo loro va bene tutto l'anno, già lì secondo me è una cazzata perché non può esistere. E in più, visto che usano anche pure prodotti che sono organici, quindi non servono a niente, secondo me, se poi ci si ferma pure, allora gli diamo niente, niente tutto l'anno, perché in primavera niente, estate, autunno niente, niente, niente. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo bonsai? Dobbiamo prendere una strada, ok? La strada è senso unico, andare dritti. E vi ripeto, su ogni confezione c'è scritto questo va per la primavera, questo per l'estate, questo per l'autunno, i dosaggi, le tempistiche, basta, ok? Questo è, e vedrete che le piante stanno bene, proprio come le mie, no? Se poi avete una pianta che è un po' in difficoltà, dovete tornare indietro, cercare di capire quali cazzate avete fatto, oppure guardare che substrato state utilizzando, perché quello conta un bel 90%, no? Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, mettete un mi piace, condividete, tutto quello che vi serve lo trovate su claudiobonsai.com, se avete dubbi mi scrivete in privato, ok? Ciao a tutti.